Il Grande Cammino di Celestino è di fatto un prodotto turistico per un turismo slow e sostenibile che divide il nostro territorio in tappe, per più esperti e meno esperti, per famiglie o per giovani, camminatori, che permette di attraversare tutto il nostro territorio con lo sguardo alla sacralità di Celestino V, alla Perdonanza, alla Porta Santa. E poi c'è il cammino del perdono che addirittura ripercorre tutto il transito che fece Celestino una volta avvisato di essere stato indicato quale successore di Pietro in tutto il suo percorso. Quindi sono due grandi progetti turistici sostenibili che stanno attirando tanta attenzione, che oggi diventano fratelli, diventano un unico grande cammino, una grande offerta turistica della Regione Abruzzo.